Greetings, world. We are Anonymous. Con immenso dolore da parte di tutti i sostenitori della politica che parte dal basso, è scomparso uno dei più grandi visionari al mondo. Un genio che ha intuito e realizzato un nuovo modo di fare politica. Fino a questo momento storico, la politica era servita ai poteri forti, poteri che per la maggior parte delle persone risultano occulti. Parliamo di massoneria, di holding della finanza mondiale, e lobby di potere in mano a poche famiglie. Costoro sono i giostrai che si celano non solo dietro ai politici, ma anche i fautori di guerre a scopo umanitario inventate ad arte da entità senza scrupoli. Stiamo parlando dei poteri forti da cui dipendono le sorti e la vita quotidiana di ognuno di noi. Grazie all'avvento di nuove tecnologie, l'informazione ha cessato di essere una merce di monopolio dei potenti, e qualche cosa è incominciato a trapelare, così che ora i nomi li sappiamo. Non stiamo parlando di entità immaginarie tipo la SPE, ma del gruppo Bilderberg, Commissione Trilaterale, Goldman Sachs, della massoneria, di Monsanto, delle holding del petrolio, e di tutti quei poteri forti che rappresentano solamente l'1% di tutta l'umanità, ma detengono le sorti di tutti quanti con un meccanismo abbastanza semplice ma difficile da individuare. Le lobby di potere tengono per le palle i politici. Sono costoro a decidere chi comanda. Questi accentramenti di potere riescono a piazzare nei centri di comando politici completamente a loro asserviti. Ciò avvenne in incognita, senza che la gente normale possa rendersene conto, perché chi ha creato la macchinazione sa benissimo che questa funziona grazie al fatto che vige una parvenza di democrazia. La gente è convinta di avere grazie al proprio voto un potere decisionale, ma nella realtà dei fatti nessuno tra quelli seduti nella stanza dei bottoni è stato legittimato per via diretta da un voto popolare. Nella realtà dei fatti la sovranità nazionale è in mano a quello stesso manipolo di lobby e corporazioni senza scrupoli che puntano esclusivamente a tutelare i propri interessi fagocitando gli interessi della collettività. Il ragionamento è molto semplice. Se la tua morte mi può arrecare un benché minimo vantaggio, allora che tu muoia. E questo è quello che succede a tantissimi disperati, portati al suicidio da una politica senza scrupoli. Ed è anche ciò che sarebbe successo a Casaleggio, un illuminato che aveva previsto tutto ciò, con grande anticipo sui tempi, ed era riuscito a trovare una via in grado di minare il sistema. Gli indizi ci sono tutti, e sono in abbondanza tale da rappresentare una certezza. Incominciamo con il dire che, vista l'età e l'aspettativa media di vita, Casaleggio sicuramente non è morto di vecchiaia nel proprio letto. Escludendo quindi questa probabilità, tutte le altre sono in gioco. Andiamo quindi per esclusione. È stata forse una morte accidentale? Una morte cruenta? Insomma, un incidente? Di certo no. Quindi, andando per esclusione, siamo arrivati ad ipotizzare che il carissimo Gianroberto sia stato tolto di mezzo, come in tantissimi altri casi analoghi avvolti tuttora nel mistero, come avvenne ad esempio per Litvinenko o Chavez, un altro politico scomodo ai poteri forti. Poteri forti che ne hanno deciso la morte in maniera analoga, come è avvenuto anche per Casaleggio. Tutti gli osservatori più attenti hanno notato qualche cosa di strano dietro la scomparsa di questo nostro grande amico. Per capire cosa sia successo basta semplicemente mettere assieme le tessere del puzzle. Il movente è tanto semplice quanto banale. Il Movimento 5 Stelle si è rivelato un modello che ha avuto successo, diventando lo spauracchio di tutti i poteri forti che si celano dietro la politica. Banche, holding del petrolio, armi, guerre. Questi poteri sono diretti e gestiti dalle stesse entità senza scrupoli di cui si accennava precedentemente. Dietro a questi poteri abbiamo quell'1% che egemonizza il mondo mettendo i propri burattini nelle stanze dei bottoni. Non esiste governo a loro non asservito tra quelli definiti occidentali. Il Movimento 5 Stelle si è configurato come un modello valido al fine di detronizzare questi poteri forti. E questo è avvenuto improvvisamente, contro qualsiasi aspettativa, rappresentando uno spauracchio non indifferente per chi punta ad egemonizzare il potere in ogni sua forma. Stiamo parlando di uno spauracchio internazionale, in quanto il movimento, non richiedendo finanze o aiuti esterni, è un modello facilmente esportabile e riproducibile ovunque. E questa è stata l'intuizione di Casaleggio, l'intuizione di un qualche cosa di semplice da realizzarsi, che mantenga una sua indipendenza, ovvero che dipenda esclusivamente dai cittadini. Come avviene per l'atletica, dove è possibile nascondere il dopaggio usando tecniche non note.
o che verranno note solo in futuro. Casaleggio è stato tolto di scena con una qualche metodologia che per il momento non è nota, ma che di sicuro lo ha portato alla morte. E gli indizi sono molteplici, ad incominciare dalla strana circostanza di una persona che a tutti gli effetti è morta malata, ma non era malata. La malattia è stata indotta per raggiungere lo scopo. Lo scopo non era quello banale di uccidere semplicemente Casaleggio, ma di distruggere il Movimento 5 Stelle. Ci hanno provato in mille modi, usando la macchina del farro, le continue minacce, cambiando la legge elettorale, modificando la Costituzione affinché i grillini non trovino posto nelle istituzioni. Ma tutto questo non ha funzionato. Il Movimento 5 Stelle non solo è rimasto integro, ma ogni colpo ricevuto lo ha reso più forte e quindi più credibile. Tutto questo creando un senso di terrore ed angoscia a tutta la classe politica, sfociando nel più recente episodio assurdo che ha visto protagonista Renzi, dopo che i suoi erano tutti invischiati in lo schifaccente, minacciare i vertici del movimento con fare inquisitorio, di non si sa bene quali imprecisate ipotesi di reato. Oramai ai più attenti si è palesato che tutto quanto faccia Renzi non sia minimamente farina del suo sacco. Il vero burattino è lui, e non Grillo come invece vorrebbe far intendere Lauro, un parassita asservito. Renzi è una marionetta, un pupazzo ventriloquato da tutta una serie di spin doctor che gli imbeccano cosa deve dire e cosa deve fare, senza minimamente tenere conto degli interessi della collettività, un farabutto costretto a curare gli interessi delle banche e delle holding della finanza. Siamo dinanzi ad un pazzo efferato che detenendo il potere sta rappresentando un pericolo per tutta la società, alla stregua di una scimmia con in mano una mitragliatrice e non si sa dove potrebbe colpire. I più hanno smascherato Renzi, si sono resi conto di cosa stia avvenendo, e ora ci troviamo innanzi ad una guerra tra titani che vede contrapportasi la vecchia e la nuova politica. Ad è oramai evidente che uno solo sopravviverà, da come stanno andando le cose sembra che la vecchia politica stia per essere sostituita, stiamo assistendo ad un cambio epocale. Il Movimento 5 Stelle sembra inarrestabile come lo è Trump alle primarie, ma i poteri forti, i burattinai, hanno individuato quello che è l'unico punto debole del movimento. Centinaia di scienziati in camice bianco hanno analizzato il movimento in ogni suo aspetto, sociale, antropologico, finanziario, logico, riuscendo ad individuare un unico punto debole. Il Movimento 5 Stelle può essere annientato solamente da una guerra intestina, da frizioni interne che ne provochino la frattura. È stata individuata una faglia di Sant'Andreas che rischia di rompersi, e per innescare il terremoto si è reso necessario eliminare Casaleggio. In parallelo non appena avvenuto il decesso, già il lavoro di intelligence sta pilotando i media affinché l'effetto desiderato si inneschi. Complotto? No, basta semplicemente vedere ciò che accade.